e quindi è bene. Poi c'è, vieni qua, è venuto a trovarmi. L'avevo invitato, ecco il mio amico, che non lo riconoscete voi con questi occhiali scuri, faccia vedere il suo bel faccino. Di mattina io uso gli occhiali, se no gli è un casino. Allora, questo ragazzo è conosciutissimo, lì per lì lo guardate, dice, ma chi è? Ma chi è? Ma quelli che seguono il web, specialmente i più giovani, ma non solo, basta dire il nome della sua pagina, prima cominciamo col nome della tua pagina. Toscana Maremma Maiala. Ecco, e qui si scatena il finimondo. Iuri Bellini di Toscana Maremma Maiala. Io e questo ragazzo siamo conosciuti con la trasmissione che facciamo i belli della diretta, è nato un rapporto di collaborazione, anche spero d'amicizia, e naturalmente ora fa parte anche dei belli della diretta, però ho detto vieni a trovarmi perché voglio scoprire dal vivo come si fa a tirare su una pagina di un successo incredibile. Pensate che Toscana Maremma Maiala, ho controllato ieri sera, siamo proprio, abbiamo 30.000, 130.000, anche un po' di più, e un milione di passanti alla settimana. Un milione di, sono cifre stratosferiche. Infatti io ci avevo visto giusto, ma io sai, lo confesso, certo, lo confesso, ho detto questo Iuri Bellini c'ha una pagina, mettiamolo nei belli della diretta, era una strategia commerciale. E poi ho detto cavolo, questo è in gamba, cioè noi veramente, fa parte ora integrale del nostro cast, è il numero uno. Senti Iuri, raccontaci un pochino di come è nata questa, quanti anni fa, per arrivare a 130.000. È nata nel 2012, inizio 2012, piano piano è stato un passaparola, io non ho mai sponsorizzato niente, per dire. Sì, perché poi vedo che sono tutti attivi. Sono naturali, infatti sono tutti attivi, non sono visualizzazioni a pagamento. Si possono anche comprare, i mi piace anche. È troppo facile, invece non ci stanno naturali, proprio è stato un passaparola piano piano della toscanità. Ma ascolta un attimo, ma te sei partito prima a fare il tuo cabaret, le tue cose che farà? Cioè prima è nata la pagina o prima è nato Iuri personale? La pagina con i fumetti, con delle meme, come si chiamano? Lo dici a me. Le meme, insomma fumettini, poi piano piano si sono aggiunti i video, si è aggiunto le cose. Sì, ma il tuo essere, la tua vena artistica, quando l'hai introdotto, cioè sei nato te prima come cabarettista o prima la pagina? No, prima, allora io diciamo sono sempre stato uno che aggeggiava queste cose qui, sia da fumetti, prima gli facevo dire a mano libera, sia, ho sempre fatto cose comunque sul comico, qualche spettacolino improvvisato l'avevo già fatto prima della pagina, sicché è stato un, si dice, un susseguirsi di cose, che ora siamo arrivati addirittura a fare le serate a giro, a fare proprio gli spettacoli veri e propri. Senti, allora, tu hai quello per cui lui è più famoso in questa pagina Toscana Maremma Maiala, sono i doppiaggi, bravissimo. E ci sono alcuni personaggi presi di mira, massacrati dal grande Iuri, tipo Leonardo DiCaprio, che non si chiama Leonardo di Garciana, che è la versione dei poveri, diciamo, di Leonardo DiCaprio. Poi ci sta per dire Trump, Putin, tutti i politici vengono tartassati, Jack Nicholson, per dire un altro doppiatissimo. Ma vogliamo parlare di Gordon Ramserini, il grande chef? Gordon Ramserini gli è stato anche l'unico che se ne è presa a male, fra l'altro, però a parte quello lì. No, ma io godrei, ma ti rendi conto, arriva una specie di blocco, che succede? Si può dire del blocco? Che sì, sta? Sì, sì, certo. Un blocco Facebook richiesto direttamente da Gordon Ramsay, che arriva dall'altra parte del pianeta, dagli Stati Uniti, che fa bloccare per alcuni giorni. Sì, per tre giorni la pagina, perché per diritti d'immagine, perché noi diciamo si prendeva un poinino per Fondelli, sicché hai smesso? No, anzi ora di più, ancora di più. Mannaggia ragazzi, sicché. E poi invece gli altri personaggi, Iuri? Il barista di Baugiano, che quello ormai è belli della diretta, barista di Baugiano, i belli della diretta lo adorano, guai a toglierlo. Si è montato il capo perché va con belli della diretta, sicché sì. È in televisione, sicché gli è un personaggio, sì, un barista, lo vedo. Leonardo di Garciana, che è questo personaggio, sì, che fa la voce. Poi ci sta Duilio, detto anche Panerai, è un personaggio nuovo che faccio solo agli spettacoli, quindi su internet non si vede. Ecco, infatti non lo conosco. Che è un personaggio che aggiusta comprute, ci mette le valvole e comprute, capito? Gli dà, unge il filo della DSL per far scorrere la linea, per dire. E questa gente lì, tutti i personaggi presi dalla realtà, presi non si dice chi è, però esiste.
studenti. E poi chi c'ha lo zingaro stressato, che è uno zingaro bonaccione che ruba, però non gli riesce, va negli appartamenti a rubare ma fa casino e basta, sicché poi da ultimo non fa nulla. Comunque voi, ora ti ripeto, per chi lo conosce, perché ha capito chi è, per chi non lo conosce, chi gli è questo qui? Andate a vedere questa pagina e guardate anche il più sfigato dei suoi video, quello sfigato nel senso che ha meno ascolti, migliaia e migliaia di ascolti, quindi a noi ci tenevamo, perché poi siamo orgogliosi, io sai, facendo parte anche dei belli della diretta, il barista di Baugiano. Ma tu dici, non te lo puoi dire. È bellissimo. Che poi dopo te ci hai creato un problema, perché ci scrivono alla pagina dei belli della diretta, vogliono sapere dov'è sto località Baugiano, se esiste questo bar, se esiste il barista, io non so che. Diglielo un po' te ora, come arrangiati. Allora, Baugiano esiste come località, ma gli è un. Ma dove? Nel bosco, è un pezzettino di bosco, si chiama Baugiano, è una zona sopra Buriano a Quarrata, in provincia Pistoia, c'è un pezzettino di bosco che si chiama Baugiano, ma non c'è, c'è una casa e basta. E il barista? E barista, no, barista non si dice. Però esiste un barista. Certo, certo, esiste, però non si può dire. Però non si può dire, vabbè, i segreti ci sono sempre. Vabbè, che dire, Yuri, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Senti, l'anno nuovo confermi, l'anno nuovo confermi, io voglio sapere l'autorizzazione di Toscana Maremma Maiala a mandarci ancora il barista di Baugiano e belli della diretta. Il barista, se ora vuoi andare a Sanremo, se è puntato fa Sanremo, ma sicché... potremmo anche, ma se lo portiamo noi, se facciamo una spedizione pazza a Sanremo, può darsi, sa lui è strano, può darsi anche di cioè non ci può non esiste, è strano, è strano come il creatore, come il creatore è ancora più strano, se no. Allora grazie a Yuri Bellini di esserci venuto a trovare, buona giornata. Sappiamo che per lei, artista che fa le notti negli spettacoli, fare questi orari, comunque grazie. Sì, di mattina infatti è stata dura venire. Grazie Yuri, grazie a voi, ciao. E seguite la pagina Toscana Maremma Maiala su Facebook, metteteci un bel like e poi vedete quello che combina questo pazzo scatenato. Ciao a tutti, ciao, ciao Yuri, buone ferie, buone feste, buon Natale, no, buone feste, buona Pasqua, buona Pasqua, ma ci siamo, ciao. bella, sono stato molto più, cioè, mi è piaciuto stare con questo amico, con Yuri Bellini, perché condividiamo questa trasmissione, vediamo questo signore di